Cari amici di Juventus News 24, Sarri nei microfoni post Roma si è detto preoccupato dalla condizione fisica mostrata dal Lione, ha ammesso che li ha trovati più intensi di quanto fosse lecito aspettarsi, considerato che non giocavano da parecchi mesi. In effetti il Lione è parso molto tonico nella finale di Coppa di Lega contro il PSG, giocando un'ottima partita e tenendo bene il campo per tutti i minuti. Tra l'altro sono andati avanti fino ai rigori, nonostante ciò il Lione ha dimostrato buona resistenza. Oltre alla condizione, che già di per sé è un aspetto preoccupante, inquieta che il Lione abbia esattamente le caratteristiche che quest'anno la Juve ha molto sofferto. Prima di tutto si difendono con un 5-3-2/5-2-3, perché a volte la mezzala sinistra Aouar va sulla stessa linea degli attaccanti, è molto compatto, molto corto. Quando il Lione si chiude dietro copre molto bene gli spazi, basta d'altronde ricordare il match d'andata Lione-Juve in cui i bianconeri avevano davvero tanto faticato nel trovare spazi centrali, ma anche per come il Lione attacca, perché è una squadra davvero verticale che riesce a ribaltare il campo velocemente, una formazione diretta che sfrutta le qualità dei propri attaccanti, spazi larghi. Quando recuperava palla contro il PSG c'era subito Depay e Dembélé molto alti, si poteva subito lanciare e verticalizzare su di loro perché erano già pronti ad aggredire la profondità, quindi è importante che le marcature preventive funzionino proprio perché sono in grado di ribaltare velocemente l'azione e danno giocatori che si esaltano nell'attacco sul lungo, ma anche perché, e questa forse è la notizia più inquietante, è che una squadra che sfruttando il 3-5-2 allarga molto bene il gioco, allarga velocemente e bene il campo sui quinti, sugli esterni che sono sempre in grado di ricevere. L'abbiamo detto tante volte, quest'anno la Juve soffre nel coprire la palla e di conseguenza soffre a coprire l'ampiezza, ossia il limite della difesa zona pura, perché sui cambi di gioco, sul lato debole c'è sempre tanto spazio. Ecco, il Lione, sfruttando anche un portiere molto dotato tecnicamente, è molto bravo ad aprire in continuazione il campo, il gioco ed allargare le file avversarie. Questa è una cosa che può mettere in grossa difficoltà la Juve. Si è visto contro il PSG, hanno trovato i quinti, soprattutto Cornet, con grande efficacia. Esterno della Costa d'Avorio è stato uno dei migliori in campo, ha sempre potuto aggredire la profondità e attaccare gli spazi con i giocatori che erano molto bravi a creargli dei buchi da aggredire, quindi su quel lato la Juve rischia a mio avviso veramente tanto, perché come ho detto il Lione apre molto bene il campo e oltretutto è una squadra che riempie molto bene l'area. Depay svaria tantissimo, mentre l'altra punta Dembélé è più statica al centro dell'attacco, e le mezzali però compensano bene i movimenti dell'olandese perché si buttano dentro. Anche quando Depay varia c'era sempre Aouar o Kakere che riempivano bene l'area con i quinti molto alti. Di conseguenza il Lione ha dimostrato di saper riempire bene il centro dell'attacco e l'area, quindi su ogni cross c'erano potenziali pericoli. Insomma, il Lione ha dimostrato di essere una squadra in condizione, ha retto bene e soprattutto possiede le caratteristiche che la Juve soffre, motivo per cui non sarà assolutamente facile riuscire a rimontare l'1-0 dell'andata, a maggior ragione considerando che Sarri avrà veramente tante assenze. Quindi sarà un problema sia resistere alla loro verticalità e ai loro ribaltamenti di fronte, ai loro cambi di campo, ma anche riuscire a bucare il fortino avversario, visto che quando deve fare una gara difensiva il Lione ha dimostrato di saper chiudere il centro in modo ottimo, un qualcosa che la Juve di quest'anno ha sofferto sempre, a maggior ragione visto che poi mancherà Paulo Dybala. In questo video vi ho parlato delle caratteristiche del Lione, nel prossimo, che troverete tra qualche giorno, invece analizzeremo il Lione più sull'ottica Juve, cioè cosa devono fare in concreto i bianconeri per mettere in difficoltà questo tipo di avversario. Bene, se questo video vi è piaciuto vi ricordo di mettere il like e di iscrivervi al canale YouTube di Juventus News 24 per non perdervi i prossimi aggiornamenti. E alla prossima, ciao!